Ben ritrovati amici in primo piano, un altro numero e mi viene da dire un altro numero dedicato alla cinematografia, ai sani prodotti cinematografici che anche dalla Calabria fruttano per andare ad illustrare le cose più belle di questa regione, ben fuori dai confini patri, si direbbe. Noi da qualche tempo stiamo offrendo delle vere e proprie esclusive, delle prime visioni cinematografiche. Lo facciamo con l'ausilio della regista, attrice, autrice Angelica Artemisia Pedatella, che è di nuovo con noi. Cara Angelica, oggi è un altro giorno particolare perché andremo a vedere una prima visione assoluta di un cortometraggio dedicato ad un'altra donna della Calabria, perché stiamo vedendo in questi giorni cortometraggi in esclusiva dedicati alle grandi donne della Calabria. Quello che andremo a vedere oggi, di cosa tratta? Allora, intanto è il cortometraggio che chiude questa prima serie di Compagnia delle Donne ed è dedicato ad Amalia Bruni. Il Certo. titolo è Guardare oltre, perché Amalia con la sua ricerca ci ha insegnato e ci insegna questo, a guardare sempre oltre quella verità Oh, una momentanea. piccola precisazione. Questo corto, che ripeto fino allo spasimo, vedremo tra poco in prima visione televisiva assoluta, è stato realizzato Nel mese di nel marzo. mese di marzo, ben prima della discesa in campo di Amalia Bruni, che è stata candidata per il centro-sinistra alla presidenza della regione, ma questo, diciamo, Fai bene a è un dirlo perché particolare. approfitto per dire una cosa. Questi cortometraggi hanno avuto delle visioni nei festival durante l'estate, tra l'altro sono arrivati anche a Palma de Mallorca Pensa tu. e in alcuni casi mi è stato fatto notare che era un personaggio politico Amalia Bruni. Io invece ho sottolineato che al di là dell'impegno momentaneo che ognuno di noi vuole intraprendere per la propria regione, lei resta assolutamente un simbolo culturale relativo alla ricerca scientifica e in quanto cultura io non la guardo politicamente, io guardo la persona e penso che la cultura in Calabria dovrebbe cominciare a far Ma quando questo. qualcosa o qualcuno di noi, no, rende un servizio pubblico, si dà alle proprie comunità di competenza, fa comunque politica, perché poi fare politica non Non è è un tout colore. court, non è un colore, ma non è neanche una cosa di cui vergognarsi o Sì, no, imbarazzarsi, ma anzi. la cultura deve saper valutare il messaggio e non sposare per forza una causa politica piuttosto che un'altra, perché perderebbe la sua, diciamo, il suo essere super partes, la sua Angelica, universalità. abbiamo un minuto da dedicare nella presentazione di questo cortometraggio alla scelta di Amalia Bruni che ci spiegavi, ma come l'avete realizzato? Da quale angolazione avete voluto guardare a questo personaggio? Questo è una sperimentazione totale, è un mix fra una videoclip musicale in cui la bravissima Jessica Giampà interpreta la cura del maestro Franco Battiato Beh. in omaggio, insomma, alla sua memoria anche. Sapevamo che lui viveva un momento difficile e non c'era brano più indicato per raccontare l'opera che Amalia Bruni ha realizzato per le La persone. cura, appunto. Appunto, e questo è mixato con una intervista ad Amalia. E questa intervista molto intensa che viene illustrata da quello che Amalia stessa ha definito un atto teatrale, da questa costruzione di una storia dove tra l'altro abbiamo coinvolto proprio i nostri partner, i Vacantusi, hanno interpretato in maniera magistrale i momenti di malattia e guarigione. Giornalismo, musica, danza E teatro. e Tutti teatro, mixati insieme, una tutti sperimentazione in totale. questa miscellanea che andiamo a vedere in prima visione assoluta sul Corriere della Calabria. Per il cervello volere è potere. Mente e cervello sono un'unità, come hardware e software di un computer.
nostro cervello funziona con queste cellule meravigliose che sono i neuroni. Che interconnesse tra loro creano sistemi in grado di espandersi, potenziarsi, aumentare. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Le stimolazioni di qualsivoglia natura e tipo emozionali, interne, ma anche esterne, ambientali, non fanno altro che stimolare e far costruire ancora più reti in questo nostro meraviglioso cervello. Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi spalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue mani. Provare passione e interesse accresce a dismisura le capacità di apprendere. E questa non si perde mai, neanche quando si invecchia. Solo la malattia distrugge questo potere. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie. Sei un essere speciale. La presa in carico del paziente significa presa in carico dell'intera famiglia, che come il paziente è ammalata perché risente della malattia fino a volte ad amplificarla. Se sta bene il caregiver, anche il paziente starà tranquillo e viceversa. La malattia è un'opportunità. Lo studio del cervello ammalato ci ha permesso di comprendere moltissimo di come funziona quello sano. Se non si limita lo studio all'unico aspetto clinico, ma è inclusa anche la storia personale e familiare e delle popolazioni di cui la persona fa parte. La quantità di acquisizione diventa enorme e per noi ricercatori si trasforma in uno strumento in più per arrivare a trovare le cause delle malattie e le terapie. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ah, restituire una diagnosi dopo un percorso spesso complicato e umanamente doloroso, nel caso delle malattie di cui mi occupo, significa anche restituire la dignità della persona ammalata. C'è sempre un momento in cui la paura deve lasciare il posto a qualcos'altro. Per esempio, la speranza. I momenti peggiori della vita sono quelli in cui ti senti perduta. Il mondo è un posto pericoloso e io questo l'ho sempre saputo. Il vero valore della ricerca medica è la speranza di un futuro migliore. Ad un certo punto capita a tutti, la vita ti sfugge di mano.
Quando stai male lo senti che intorno a te si fa il vuoto. Non c'è speranza. Ammalarsi capita. Arrendersi alla malattia e continuare a tenere gli occhi voltati indietro. Ogni passato può trasformarsi in futuro se si cercano le risposte al male. Così arriva sempre il momento di guardare oltre. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo insieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia. La ricerca medico-genetica specialmente non si fa sulle persone, si fa con le persone, e noi ricercatori ci dobbiamo considerare come degli strumenti, perché andiamo avanti solo se le famiglie e i pazienti lo vogliono. E questa è una cosa assolutamente straordinaria. Amalia Bruni è un'appassionata del cervello e della conoscenza. Una che ha sempre pensato che si potessero superare tutte le difficoltà, ma mai da soli, insieme alle squadre e insieme alla collettività. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Amalia Bruni è una che ha sempre pensato che la scienza e la ricerca siano gli strumenti veri della crescita della società e dei sistemi sanitari. Amalia Bruni è una che ha pensato che questa nostra terra fosse il luogo magico dove sviluppare tutto questo. We'll be right back.
Beh, devo dire la verità, si è trattato di un'altra opera pregevole che abbiamo visto in prima visione. Complimenti, Angelica Artemisia Pedatella. Ovviamente i complimenti che facciamo a te li indirizziamo a tutte le maestranze che hanno collaborato durante la realizzazione di questa bellissima produzione cinematografica. È davvero bello, non ho parole davvero, perché siete riusciti nell'intento di miscelare, come dicevi prima, anche questa volta più arti in maniera delicata. Il personaggio emerge per quello che è, senza fronzoli, senza eccesso di enfasi, però probabilmente questa Amalia Bruni è molto più vera di altre Amalia Bruni che sono state a volte rese dal mondo del giornalismo, della stessa scienza, no? Io voglio dire una cosa, Amalia è una donna di una dolcezza e di una sensibilità molto particolari. Quando quest'estate abbiamo presentato il suo cortometraggio in un festival, le Cinéma de Femmes, un festival internazionale che tra l'altro ha avuto per la prima volta sede anche in Calabria, Amalia, parlando dei suoi pazienti e dei suoi malati, si è commossa davanti a tutti e si sentiva, cercava di trattenerla, ma era un'emozione vera, mi ha toccato tantissimo. Lei si è sempre presentata in una maniera estremamente sensibile, ma lì ho visto Anche in questa occasione veramente. abbiamo visto delle venature emozionali, no? A Sì. conferma del fatto, secondo me, Lei è il vero Angelica. medico, scusami, ti interrompo per dirti, lei è quella È che vero. cerca di guarire le persone perché ama la gente. Ma poi questo corto insegna che non esiste professionalità granitica che non si sciolga davanti all'emozione che può provocare il contatto stretto con i propri malati, in questo caso. E questo è un messaggio grandioso. Io poi voglio ringraziare ancora, dato che questa, È diciamo, è giusto l'ultima ringraziare. puntata, no, di questo primo ciclo di Compagnia delle Donne, che speriamo avrà un prosieguo e potremo raccontare ancora altre donne. Però voglio ringraziare di nuovo tutto lo staff, tutti i miei compagni di viaggio e un piccolo ringraziamento speciale a quello che chiamo il mio brother, il mio fratello, Lorenzo Cardamone, con cui abbiamo passato le nottate a Ringraziamo anche noi costruire. Lorenzo perché tecnicamente è stato prezioso, no? Sì, In abbiamo questo lavorato appuntamento. tantissimo per fare il montaggio. Non era semplice montare un recitato facendolo rientrare nei tempi musicali precisi di queste Peraltro, videoclip. voi avete lavorato in tempi difficoltosi di lockdown e siete riusciti anche a fare in fretta, no? Rispetto ai tempi della cinematografia, Ah, che sono sì. sempre molto più laboriosi rispetto ad altre cose. Abbiamo dei tempi da record perché noi in realtà lavoriamo giocando, ridendo, siamo molto seri, ma quando io ho detto in quali tempistiche, noi abbiamo iniziato il 15 febbraio e l'8 marzo abbiamo finito tutto, lavorando soltanto in alcuni giorni perché non potevamo lavorare tutti i giorni e ci hanno detto è impossibile fare questa cosa. E invece è stato possibile perché noi siamo uniti da una forte solidarietà, dalla voglia di raccontare la bellezza, da un entusiasmo senza confine, da tanti momenti veramente di divertimento che spulciando anche le nostre pagine social, guardando i video È che ogni vero. tanto pubblichiamo, si nota. E noi pensiamo che il nostro compito è quello di raccontare alle persone come si dovrebbe vivere. È una comunità artistica, quale quella che noi siamo e che continuiamo ad essere allargandoci, anche accogliendo nuove anime di artisti. Questa comunità deve insegnare alle persone che significa vivere bene, essere sani. Ecco perché per noi è così importante continuare ad avere questo spirito un po' goliardico, divertente, nonostante siamo molto seri sul lavoro, facciamo produzioni di continuo con una tempistica stretta. E visto che siamo in fase di ringraziamento, ma anche di chiusura, grazie ancora alla regista, nostra ospite odierna, Angelica Artemisia Pedatella, per averci regalato un'altra splendida prima visione assoluta. Grazie a te, Ugo, grazie di questa occasione. Un abbraccio, alla prossima!